Buongiorno a tutti. Vedremo oggi la funzionalità che abbiamo messo a punto per consentirvi di importare all'interno del programma file di Excel o CSV. Vi sarà sicuramente capitato di ricevere da clienti o da fornitori file in formato Excel che vi siete dovuti trovare ad immettere manualmente fino a questo momento. Con questa app potete procedere all'import automatico senza ulteriori passaggi. Per procedere in questo senso sono necessarie alcune operazioni. La prima è ricevere il file dal cliente o dal fornitore, quindi io il presupposto è di avere un file in formato Excel che io posso salvare e rendere disponibile in locale oppure in rete. Il file verrà salvato in formato CSV. Il secondo passaggio da eseguire è quello di definire sul cliente o sul fornitore il tracciato, cioè qual è il formato ricevuto dal proprio cliente, dal proprio fornitore. Per definire questo tracciato, mi posiziono sull'anagrafica del cliente o del fornitore e vado a configurare i parametri. Questi parametri vengono definiti secondo appunto un tracciato dove vado a impostare all'interno dei campi le posizioni di ogni informazione. Definito il tracciato, che può essere diverso per cliente, per fornitore e per ogni tipo di documento, procederò da emissione e divisione documenti. E anche qui il passaggio da fare è semplice, definisco la testata del mio documento, quindi l'intestazione del documento, e successivamente dal corpo del documento avrò un tasto, funzione, che vado a premere, che mi porta nella gestione della app. Accedo, seleziono il file. Compariranno in automatico le righe documento presenti all'interno del file. Queste righe sono selezionabili, quindi possono essere incluse o escluse. Di default vengono tutte automaticamente incluse per l'import e possono essere variate nelle informazioni che ho definito essere all'interno del tracciato. Variate e confermate le informazioni che mi interessano, con il tasto funzione compila, andrò a importare definitivamente le righe all'interno del documento e poi, come un qualsiasi documento, andrò a confermarlo nel programma. Questa che vi ho illustrato è la funzionalità di import documenti da file Excel CSV. Se avete necessità di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. Grazie.